Giovedì 21 luglio a Borgaro Torinese si è tenuta una manifestazione in piazza sul caso PD. Si tratta della vicenda che ha coinvolto 4 persone iscritte nel registro degli indagati, che è stata archiviata dalla magistratura. La maggioranza allora ha convocato proprio giovedì 21 un consiglio comunale presentando un'interrogazione sull'argomento. Il gruppo La Tella non si è presentato in aula. A spiegare le motivazioni dell'assenza e la vicenda è stato il capogruppo Marco La Tella. Ripercorre in 3 parole quello che è stato l'iter giudiziale. Noi abbiamo presentato un esposto contro ignoti, anche questo deve essere un passaggio chiaro. Perché contro ignoti? Perché a noi ci forniscono dei documenti, ravvisiamo che ci sono delle cose che non tornano e presentiamo un esposto contro ignoti. Non puntiamo il dito contro nessuno. La Cescon nella sua interrogazione dice che più volte ha chiesto al PM l'archiviazione. È un errore, perché è documentale. Il pubblico ministero chiede l'archiviazione dopo qualche giorno, qualche decina di giorni dal deposito dell'esposto e ci viene comunicato quasi un anno dopo. Era contro ignoti, noi facciamo opposizione perché diciamo non sono state svolte le indagini, ragazzi, magari non c'è niente, magari sì, proviamoci a fare le indagini, il giudice ci dà ragione. E l'iscrizione nel registro degli indagati non l'ha detta né La Tella, né Perricchio, né Scianda, né nessun altro, l'ha deciso un GIP, quindi se qualcuno ha qualcosa che dire su l'iscrizione, lo deve alla volontà del GIP, deve parlare col GIP, che ha valutato delle cose e poi, cioè il GIP non è una volta bravo, una volta cattivo, se oggi è disposto all'archiviazione, avrà le sue motivazioni. Noi non le condividiamo ma le rispettiamo, così come rispettiamo il momento in cui con l'ordinanza di iscrizione a ruolo, a iscrizione nel registro degli indagati di qualcuno, è stata fatta una scelta sua, quindi non si può giocare con le parole. Il comune è stato danneggiato da chi? Ripeto, ma avete infangato la città. L'immagine della città. Vabbè, se infangare l'immagine della città vuol dire avere dei dubbi ed esporli, anche lì è un tecnicismo e mi rendo conto che chi non è addentro non può anche non comprenderlo. Se eravamo così convinti che il signor Barrea, il signor Casotti, così il signor Ponchione, il signor Ricci erano responsabili di reati, facciamo una denuncia a querela. Perché penso che se ci abbiamo messo la faccia sempre, e continueremo a farlo fino alla fine e anche magari per il futuro, che ne sappiano, ne abbiano contezza, dobbiamo anche dire che abbiamo fatto un esposto, abbiamo esposto dei fatti, ok? Non abbiamo accusato nessuno. Detto ciò, abbiamo infangato la città, ripeto, se infangare la città vuol dire vedere quelle foto, vedere più che altro quello che dice il GIP, e sintetizzo, in chiusura con l'ordinanza di archiviazione, io dico che il GIP ha avuto l'onestà intellettuale di riconoscere che delle cose che non vanno ci sono, e non lo dico io, lo dice il GIP perché, leggo testualmente, è un provvedimento pubblico, si parla di l'uso del comune e la frase tali condotte senz'altro censurabili in quanto vi è un uso dei locali del comune non proprio. Allora noi non abbiamo puntato il dito per dire c'è il reato, abbiamo detto succede questo, è normale, non lo sappiamo, non è il nostro ruolo, che, ripeto, lo stesso che ha archiviato, ok? Archiviazione è un provvedimento, anche qui quando leggo, ma lo capisco, la Cescon che dice un provvedimento definitivo sbaglia e non voglio darle addosso, però dovrebbe informarsi e capire e farsi spiegare che l'archiviazione è un provvedimento provvisorio, perché ci sono le riaperture di indagini, prova ne sia che c'è un altro fascicolo pendente per una chiavetta che è stata ricevuta da tutto il mondo, compresa la stampa, mi risulta, per il quale c'è un'indagine in corso e quindi chi lo sa se verrà riaperto o no. Uno. Due, di diritto, l'archiviazione è un provvedimento provvisorio per definizione. Vado oltre, il GIP cosa dice? Faccio degli stralci, il provvedimento, ripeto, il pubblico, potrete recuperarlo. Si tratta di un comportamento criticabile dal punto di vista morale, ma non da avere rilevanza penale. E questo è il giudizio di un tecnico, quindi dirà e dice, hanno sbagliato moralmente, ma non penalmente. La parte più, diciamo, significativa sono questi due punti che ci tengo a precisare. Laddove si parla dei fondi di San Paolo, per il quale, ricordo, la Corte dei Conti sta ancora facendo le opportune verifiche, si dice effettivamente dalle dichiarazioni rese da emerge come la gestione dell'intera procedura a partire dalla predisposizione del progetto fino all'esecuzione del medesimo mediante gestione dei singoli lavoratori non sia stata regolare alla luce di quanto previsto dal bando di compagnia di San Paolo. Tuttavia tali irregolarità, sottolineo, deprecabili in quanto evidenziano una gestione disinvolta foriera di dubbi circa favoritismi. Noi abbiamo sempre detto, ma come mai fanno
queste assegnazioni strane, il giudice risponde. L'ulteriore elemento, e qui vado al discorso di dimissioni, non so chi chiedeva le dimissioni, le abbiamo protocollate, noi siamo pronti a darle oggi, ma una condizione, uno, che venga data risposta a quello che dice il giudice. Il giudice dice: dalle esposte dai relativi allegati risulta un traffico telefonico anomalo sull'utenza cellulare dato in dotazione al sindaco, l'allora sindaco Barrea, per correttezza. A riguardo il PM non ha effettuato l'approfondimento investigativo indicato. Il giudice aveva detto: acquisisci i tabulati per capire 99 messaggi mandati il giorno prima delle elezioni che contenuto avessero. Il PM non ha approfondimento indicato, ossia l'acquisizione dei tabulati, scusate, con indicazione dei soggetti destinatari delle chiamate e o messaggi precisando che tali dati non sono più disponibili. Noi diamo le dimissioni, ci leggono questi messaggi. Terminata la seduta pubblica, sono giunti in piazza assessori, sindaco e consiglieri e c'è stato un momento di scontro aperto tra il sindaco Claudio Gambino e il capogruppo Marco Latella. Non avete nemmeno il coraggio di presentarmi in consiglio comunale per discutere, ha affermato il primo cittadino, aggiungendo: il giudice ha detto che l'esposto non aveva né capo né piedi e ha archiviato tutto. Riservatezza con cui avete messo in piazza sarebbe la faccia di opportuno Ricci, capire che cosa stava facendo dentro il comune. Cioè, sarebbe opportuno capire. Sarebbe opportunissimo, però con te, no, Alessandro Ferricchio, se vuoi delle risposte, vieni lì. Allora, perché avere una persona che non ha neanche il coraggio di presentarsi in consiglio comunale a portare su accuse e fa l'esposto al giudice, il giudice ti dice che l'esposto non aveva né capo né piedi, ha archiviato tutto. Siete voi del consiglio comunale, perché la prossima volta, se no, studiate giurisprudenza.